just had to ask. Per le aziende che investono in Second Life, noi residenti siamo un target per le loro strategie di marketing. Recentemente ci hanno anche definito prosumers, ovvero un po' produttori e un po' consumatori. Per capirne di più abbiamo incontrato Vanilia O, fondatrice di Communication Village, gruppo che si occupa di fornire consulenze in materia di comunicazione, marketing e didattica per quelle aziende e istituti che vogliono entrare nel metaverso. Vanilia, è vero che noi residenti possiamo essere definiti prosumers? Sì, da un certo punto di vista sì, nel senso che, come dicevi tu, la definizione di prosumer arriva proprio dalle parole producer e consumer, e in questo caso si indica la figura che si colloca a metà tra il creatore di un prodotto, di un servizio e il consumatore dello stesso. Conosci aziende real life che hanno utilizzato questa tecnica in Second Life? Dunque, che sia capitato a noi come Communication Village posso dire di no, ossia sarebbe azzardato rispondere di sì, perché i clienti a cui abbiamo fornito e stiamo poi tuttora fornendo delle consulenze praticamente non hanno avuto bisogno di essere indirizzati verso l'ottica prosumer. Stiamo sperimentando chiaramente delle forme di marketing B2C, B2B, C2B e invece C2C saranno poi credo le prossime frontiere. Benissimo, ti ringraziamo da Sloop TV. Per questa settimana è tutto. Grazie a voi.